Buona Pasqua a tutti. Non è una Pasqua facile, anzi è una Pasqua difficile ed è una Pasqua per certi aspetti dolorosa. I fatti che sono accaduti a Bruxelles nelle ore passate, nei giorni appena passati, lasciano tutti attoniti e sgomenti. Lasciano un continente interrogarsi sulla sua sicurezza, sulla possibilità di vincere una sfida che talvolta pare invincibile. È una Pasqua dolorosa anche per questa città e per questa regione, che solo 2 giorni fa ha dato l'ultimo saluto con tanti amici a una ragazza, una studentessa, Francesca, che era andata in Europa per cercare di costruire quell'Europa migliore in cui credeva e che purtroppo oggi non c'è più, vittima di un incidente, di un banale incidente che è costato la vita a tante ragazze che come lei credevano davvero in un'Europa e in un mondo migliore. Ma questo non ci può e non ci deve fare arrendere. Io credo che questa sarà una Pasqua per tutti di resurrezione, ecco, e non credo di aver trovato termine migliore, una Pasqua in cui dobbiamo, con i nostri cari, in quelle ore di riposo che giustamente tutti si prenderanno, guardare al futuro con speranza, con quella fiducia che un continente che ha saputo sopravvivere e superare tante prove difficili saprà superare anche questa, di una regione che, vissuti momenti difficili, oggi può davvero ripartire, mettere insieme cose così diverse può suonare sciocco e banale, ma ad esempio i numeri del turismo, la crescita delle presenze in questa regione ci danno quella speranza di poter ripartire e garantire un futuro ai tanti lavoratori, ai tanti ragazzi come proprio Francesca, che sperano in un futuro migliore di poter realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni professionali, così come io credo che l'Europa possa prendere consapevolezza della sua forza, che promana anche da quelle libertà che si è conquistata in tanti anni, e senza leggi speciali, senza misure straordinarie, ma semplicemente stando insieme e avendo il coraggio di reagire alla minaccia, saprà sconfiggere l'attacco brutale che ha subito. Bene, buona Pasqua a tutti, io vi auguro di riflettere come sto riflettendo io su tutto questo e di trovare al vostro interno e nelle vostre famiglie quel coraggio che serve a ciascuno di noi e a collettivamente tutti insieme per vincere tutte le nostre sfide per il futuro.